Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. In questa nuova puntata affronteremo un problema che ha spaccato l'opinione pubblica e il dibattito pubblico canavesano in questi ultimi giorni, ossia l'ospedale di Castellamonte. Ecco, l'ospedale di Castellamonte è da anni che si sussegue una diatriba politica molto, molto feroce, in quanto si discute vivacemente sul fatto che l'ospedale di Castellamonte non è mai stato sfruttato al pieno delle sue potenzialità e che abbiamo investito tanti soldi per questa struttura per non utilizzarla al massimo. Negli ultimi giorni, in questo weekend, abbiamo visto il sindaco di Castellamonte, il Partito Democratico, schierarsi verso un'apertura, cioè una riutilizzazione di questo ospedale per fronteggiare la crisi sanitaria che stiamo vivendo nella nostra regione e soprattutto anche nella nostra area, il Canavese. Il problema di questa struttura, come sottolineato da politici come Vigna e Cane, un deputato e un consigliere regionale, è sprovvista di una struttura antincendio, di un impianto elettrico, di un impianto idraulico, soprattutto anche per lo smaltimento dei gas medicali. Queste parole, diciamo, hanno infuocato il dibattito pubblico tra le due fazioni politiche, ossia il Partito Democratico e la Lega del Nord. Ecco, io credo che la riattivazione, l'attivazione di questo nosocomio sia qualcosa di importante da dover fare il prima possibile. Ecco, credo solo che questa richiesta sia arrivata solo un po' in ritardo, perché comunque lo Stato già quest'estate ha stanziato per le varie regioni molti fondi. Ecco, questi fondi sono stati fermi in una situazione di stallo per lungo tempo e non utilizzati. Ecco, spero solo che non sia troppo tardi. Comunque, credo che la buona iniziativa del sindaco di Castellamonte, ossia quella di riattivare l'ospedale per fronteggiare la crisi sanitaria che stiamo vivendo, sia una bellissima idea. L'unica cosa è riusciamo appunto in un periodo normale, le questioni burocratiche, l'iter burocratico richiederebbe molto tempo per cercare di risolvere le problematiche di questa struttura. In un periodo di eccezionalità come questo, se ci sono le prospettive di riuscire ad abbattere le tempistiche dell'iter legislativo e burocratico, bisogna farlo assolutamente il prima possibile. L'unica cosa, appunto, secondo me, rimane il problema più importante, difficile da risolvere, ossia quello del problema del personale sanitario, del numero del personale sanitario, che è molto ridotto e c'è una grave crisi anche su questo lato. Le USCA, che sarebbero dovute essere quelle che coniugavano il rapporto tra i medici di famiglia e le persone, i cittadini, secondo me a livello locale hanno un po' fallito. Diciamo che il monitoraggio dei contatti, dei contagi, ossia il controllare le situazioni in maniera domiciliare, si è un po' sfuggita di mano. Quindi abbiamo già avuto difficoltà a trovare e a reclutare personale per utilizzare le USCA. Riusciremo a trovare personale per attivare un ospedale in così poco tempo possibile? Questa, secondo me, è la domanda principale, tralasciando poi tutti i dibattiti politici, anzi, dibattiti politicizzati, secondo me, dovremmo appunto cercare di capire se si riesce appunto a trovare il personale sanitario per fronteggiare questa grave crisi sanitaria, per riuscire appunto ad avere una struttura in grado di fronteggiare la situazione. Grazie dell'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata.